Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, in una zona sita alle spalle del parco archeologico di via Blandamura, nelle vicinanze di via Blandamura, alle spalle della isola ecologica. Bene, come vedete, una quantità enorme, mostruosa di rifiuti. Ci sono stati cittadini incivili, delle bestie, con tutto il rispetto per le bestie, che hanno ritenuto opportuno scaricare, depositare tutti i rifiuti possibili e immaginabili. Li vedete? Sedie, materassi, polistirolo, mobili vecchi, di tutto, plastica, di tutto di più. E allora, innanzitutto, questi cittadini, queste bestie che non sono degne di essere chiamati cittadini, vanno sanzionate, vanno punite in maniera drastica, esemplare. Però l'amministrazione comunale deve anche fare i suoi controlli, deve stanare questi animali, perché si sa bene che in certe zone a rischio vengono vengono buttati rifiuti di ogni genere, si sa. E allora appostiamo dei vigili, magari anche in borghese, per beccare con le mani nella marmellata questi animali. Punto primo. Punto secondo, non si può però assolutamente tollerare che siano passati giorni e giorni, l'amministrazione comunale e l'AMIU non si siano ancora degnati, non è tollerabile che non si siano ancora degnati di rimuovere questi rifiuti. Insomma, ci sono gli incivili, però l'amministrazione quando deve fare la sua parte? Quando devono essere rimossi questi rifiuti? Dove sta scritto che gli abitanti della zona devono vivere in un porcile, perché di porcile si tratta? Non si può dire, beh, hanno sporcato e noi puliremo, rimuoveremo i rifiuti quando sarà possibile. No, signor sindaco, questa è una città abbandonata e queste immagini che vi stiamo mostrando ne sono la prova più evidente. Meditate, cittadini, meditate, e dobbiamo bastonare questi animali che conferiscono, che gettano, altro che conferire, queste schifezze.